Scudetto e Champions si incrociano a San Siro. Juventus-Inter però vale ben più della classifica o di qualsiasi obiettivo. Spalletti conferma il solito 4-2-3-1 in mediana alla fianco di Brozovic. Torna Pessino, mentre in avanti Candreva vince il ballottaggio con Caramo. Rispetto alla gara col Napoli, Allegri cambia tutto, uomini e modulo. Si passa al 4-3-3 con Cuadrado, Rugani, Barzagli e Alessandro in difesa. In avanti spazio al trio Higuain, Mandzukic, Douglas Costa, arbitra Orsato di Schio. Quinto minuto, subito un'entrata dura di Cuadrado su Perisic, primo cartellino giallo, partita tesissima. Dodicesimo, Cuadrado dalla destra, il cross lungo, sono liberi in due, Mandzukic per Matuidi, salva tutto Skriniar, ma che rischio per l'Inter. Passano 60 secondi, ancora Cuadrado, ancora dalla destra, altro pallone dentro, vuoto Matuidi, non Douglas Costa che di sinistro mette alle spalle di Handanovic. 1-0 Juve, quarto gol stagionale per l'ex Bayern, ma soprattutto nona rete realizzata dai bianconeri nel primo quarto d'ora di gara. Nessuno parte forte come la Juventus, anche qui però piazzata male la retroguardia nerazzurra. L'Inter accusa il colpo e al sedicesimo resta anche in 10 uomini, brutto fallo di Pessino su Mandzukic, Orsato richiamato da Valeri al VAR, va a rivedere il contatto e trasforma il giallo in rosso. Spalletti allora corre ai ripari, 4-4-1 con Rafinha in mezzo e Icardi punta avanzata. Qui alta non di molto la punizione di Miralem Pjanic. 25esimo, ripartenza Inter, Candreva per Icardi, ottima apertura a sinistra per Perisic, Perisic punta a Cuadrado, rientra sul destro, prova la conclusione, non trova però il bersaglio. Ci prova ancora l'Inter, Candreva sulla tre quarti, prende la mira, gran destro e splendida risposta di Buffon. Decisivo l'intervento dell'estremo difensore bianconero, il pallone sarebbe finito nel 7. Corner per la Juve, fuori per Douglas Costa, il cross morbido, Matuidi trova il pallone, non la porta. 50esimo, recupero infinito, il cross in mezzo, allontana Skriniar, prova la girata Mandzukic, la sponda di Khedira per Higuain, il pallone resta di Matuidi, mette dentro, esulta il francese, il VAR però annulla per fuorigioco dello stesso Matuidi. Finisce qui il primo tempo. La ripresa si apre con un altro giallo, alla fine saranno 10, fallo di Mandzukic, ammonizione inevitabile. Cancelo sul pallone, il destro tagliato, Icardi la gira di testa ed è il pareggio. 27 in campionato per Mauro Icardi, ottavo gol contro la Juventus. In 10 uomini l'Inter riapre la partita. 13esimo, l'Inter continua a spingere, Rafinha buona la sua giocata, conclusione però debole e centrale. Al quarto d'ora il primo cambio, Dybala per Khedira, Juventus che passa al 4-2-3-1. 18esimo, verticalizzazione di Alessandro per Higuain, il pipita gira Handanovic ma calcia incredibilmente fuori, non sembra essere serata per il pipita, non sarà così. 21esimo, Perisic se ne va sulla sinistra, il duello con Cuadrado, resta in piedi Perisic, il tocco in mezzo e la sfortunata deviazione di Andrea Barzagli, incredibile a San Siro, come l'anno scorso l'Inter la ribalta, 2-1, sfortunato Barzagli ingannato dalla finta di Candreva. Allegri allora inserisce Bernardeschi per Mandzukic, punizione di Dybala e grandissima risposta di Handanovic, prova subito a farsi sentire la gioia. 31esimo, contropiede Inter, Candreva sulla destra, riesce a mettere dentro un buon pallone, Icardi non ci arriva per una questione di centimetri. 38esimo, Bernardeschi in area, il cross basso, serie di rimpalli, Cuadrado per Higuain, la sua girata si perde in curva. Il forcing bianconero, Cuadrado per Dybala, Dybala prova a sfondare, il pallone diventa buono per Cuadrado, il cross, questa volta la deviazione di Skriniar, il risultato però è lo stesso, autorete e 2-2, esultano i bianconeri, anche qui decisivo il tocco del difensore nerazzurro. 42esimo, punizione di Dybala, il sinistro tagliato a vuoto Miranda e Santon, non sbaglia invece il pipita, 3-2, la Juventus data per morta risorge grazie alla pipita che interrompe così un digiuno record, oltre 700 minuti non segnava dal 14 marzo contro l'Atalanta, il forcing finale dell'Inter porta soltanto a questo colpo di testa sul fondo di Ivan Perisic. Finisce qui
A San Siro succede davvero di tutto. L'Inter credeva di averla vinta in 10 uomini, sarebbe stato un successo incredibile. Mai in Italia una squadra negli ultimi anni era riuscita ad effettuare un comeback in 10 uomini contro la Juventus, e invece alla fine il cuore bianconero, la forza e, permettetemi, anche i minuti finali questa volta hanno dato ragione alla formazione di Allegri, che tra l'altro è stato espulso anche in un finale molto molto convulso. La decide il Pipita, chi altri se non lui. E allora l'Inter si ritrova ora a meno 4 dalla Roma, fuori, o meglio sempre più lontana dalla zona Champions. La Juventus torna a stringere in mano quello scudetto che per tanti troppi minuti invece sembrava volato via in direzione Napoli. Da San Siro per il momento è tutto, linea a voi.